Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. La puntata di oggi è la terza parte della nostra miniserie dedicata alla stampa MJF. Nel video precedente avevamo approfondito il tema principale, cioè la vera e propria fase di stampa, con tutte le sue specifiche riguardo agli agenti di fusione, agli agenti di dettaglio, ai dispositivi coinvolti nel processo e altro. Se non l'avete visto, vi lascio il link in descrizione per approfondire l'argomento. Oggi invece voglio parlarvi della parte, o meglio, delle parti immediatamente successive alla stampa. Parlo al plurale perché si tratta di effettivamente processi diversi. Ma prima vi ricordo sempre di metterci un like se questa tipologia di video vi piace e vi è utile, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri nuovi video. Siete pronti? Andiamo! Nella puntata precedente avevamo lasciato la build appena terminato il processo di stampa. Una volta che la stampa è completa, la build unit viene rimossa e inizia il processo vero e proprio di raffreddamento. Le build possono essere raffreddate tramite due processi, il Natural Cooling o il Fast Cooling, eseguito direttamente nella Processing Station. In buona sostanza è un po' tutta una questione di cooling. Il fast cooling genera un raffreddamento forzato tramite aspirazione di aria calda nella parte superiore della build e contemporaneamente viene immessa aria fresca nella parte inferiore della build. Questo processo dura mediamente 10 ore. Potrebbe sembrare un tempo molto breve, ma potrebbe anche enfatizzare alcune criticità come la deformazione delle superfici piano e potrebbe anche indebolire le caratteristiche meccaniche del materiale. Noi abbiamo invece scelto di utilizzare sempre il raffreddamento naturale tramite la Natural Cooling con 48 ore di stazionamento. È un po' come la pizza lievitata a 48 ore, che è più naturale e digeribile, per ottenere proprio i migliori risultati meccanici ed estetici dei pezzi, minimizzando il bending e le deformazioni altrimenti possibili con il metodo appunto del fast cooling. La build dopo il raffreddamento di 48 ore è poi pronta per essere disimballata, o in maniera manuale all'interno della Processing Station, simulando un vero e proprio scavo archeologico, oppure tramite un dispositivo chiamato Automatic Unpacking Station, che attraverso un mix di vibrazioni ed aria compressa rimuove la polvere non fusa dai pezzi per poi aspirarla per un successivo riutilizzo. Questo processo di unpacking, che sia manuale o automatico, elimina la maggior parte della polvere non fusa in eccesso, ma nonostante questo è necessario un passaggio finale, chiamato sabbiatura. Questo processo rimuove completamente il sottile strato di polvere aderente all'oggetto in tutti i suoi punti. Noi di Polydee solitamente utilizziamo come abrasivo per la sabbiatura delle sfere di vetro di diametro che variano da 70 a 110 micron, per ottenere il miglior risultato di pulizia dei pezzi, garantendone comunque l'integrità delle superfici. Bene, per oggi siamo arrivati alla fine di questa terza puntata dedicata alla stampa 3D MJF. Mi raccomando, seguiteci perché nella prossima puntata approfondiremo la colorazione e la verniciatura, cioè l'ultima fase appunto del processo intero di stampa. Quindi ciao a tutti e buona stampa 3D!